Benvenuto. Benvenuto. Grazie, un grande onore per me. Grande. Grande.
do lettura della lettera con cui il Santo Padre Francesco designa l'eminentissimo cardinale Pietro Parolin suo legato pontificio in questa celebrazione. Al venerabile fratello nostro Pietro Parolin, cardinale di Santa Romana Chiesa, segretario di Stato, i fedeli della diocesi di Casale si stanno diligentemente preparando a celebrare il prossimo anno un evento straordinario e cantare a piena voce l'inno Te Deum di ringraziamento, mentre ricorrono 550 anni dalla fondazione di questa comunità ecclesiale. La RS, infatti, il 18 aprile dell'anno 1474, il nostro predecessore di viva memoria, Sisto IV, consapevole delle necessità spirituali della regione piemontese. Perciò, come sappiamo, il venerabile fratello Gianni Sacchi, vescovo di Casale, presentatasi questa fausta occasione, ha indetto l'anno giubilare diocesano, un tempo cioè dedicato alla preghiera e alla riflessione teologica e pastorale, che si aprirà il prossimo 12 novembre e si concluderà nello stesso giorno dell'anno 2024. Per questa felice circostanza, il summentovato presule, in consonanza con il popolo a lui affidato, con squisita cortesia, ci ha chiesto di designare un eminente porporato, il quale nella menzionata solennità di Sant'Evasio, in nome nostro, presieda la celebrazione e pronunci un'allocuzione spirituale di incoraggiamento. Volendo acconsentire a questa pia richiesta, ci rivolgiamo a te, venerabile nostro fratello, che svolgi con solerzia l'ufficio di segretario di Stato, offrendoci un particolare apporto nell'esercizio del ministero petrino. Pertanto, con questa lettera, ti nominiamo nostro legato alla suddetta celebrazione, che il giorno 12 del prossimo mese di novembre si terrà in forma solenne nella chiesa cattedrale della diocesi di Casale, ad inaugurazione dell'anno giubilare diocesano. Esorterai tutti i presenti a questo evento affinché mediante preghiere, meditazione, nonché valutazione delle necessità pastorali, con rinnovato vigore e fervore, esprimano una peculiare adesione a Cristo e al suo Vangelo e nella vita quotidiana ardano di zelo per la fede. Porterai il nostro saluto e il nostro compiacimento al premuroso pastore casalese, a tutti i fedeli colà raccolti, ai sacri presuli, sacerdoti, religiosi e religiose, pubbliche autorità e cristiani laici. Per parte nostra ti accompagneremo con la preghiera e nell'espletamento della tua missione, confidando nell'intercessione della Beata Vergine di Crea e di Sant'Evasio. E come segno della nostra benevolenza verso di te e pegno di doni celesti, volentieri, già fin d'ora, ti impartiamo la benedizione con la quale vogliamo che tu trasmetta nel modo consueto a tutti i partecipanti alla celebrazione. Dato a Roma, in Laterano, il giorno 17 del mese di ottobre, festa di San Luca Evangelista, nell'anno 2023, undicesimo del nostro pontificato, Francesco.
Glorioso Sant'Evasio, che da tanti secoli sei patrono della diocesi e della città di Casale Monferrato. Oggi noi sindaci siamo davanti a te per implorare la tua potente intercessione. Per la tua fede in Cristo sei stato perseguitato e non hai esitato a dare la vita per essere fedele alla tua missione di annunciatore del Vangelo e dell'autentica dottrina. Da tempo immemorabile sei venerato e invocato in questa cattedrale e oggi la nostra città, con i sindaci delle unità pastorali Sant'Agata San Gottardo, Santa Fede San Candido, sono al tuo cospetto per cercare aiuto e forza per superare le difficoltà che segnano la vita di tante persone. Ti affidiamo coloro che sono nella sofferenza, quelli che hanno perso il lavoro, le famiglie che non hanno più speranza e gli anziani. Aiuta il nostro territorio a rifiorire per superare la crescente denatalità e indicaci la strada perché si cerchino soluzioni innovative per avviare una ripresa che porti più serenità e solidarietà. Guarda le giovani generazioni perché possano riscoprire in te un modello di coerenza, capace di far emergere quelle realtà che fanno bella e grande la vita. Sant'Evasio, proteggi sempre i nostri comuni, la diocesi e la nostra città di Casale Monferrato, con tutti i suoi abitanti. Intercedi per Papa Francesco, per il Cardinale Pietro e per tutti noi che invochiamo il tuo patrocinio. Amen.
benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani, sui quali è affiggiato il gallo, simbolo della vigilanza cristiana, che ti presentiamo nel ricordo del Vescovo Sant'Evasio, nostro patrono. Concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eminenza Reverendissima, un grande grazie per la sua presenza in mezzo a noi. 6 anni fa ero vescovo da un mese, l'avevo accolta per una veloce visita in cattedrale in occasione dell'ordinazione episcopale del nunzio apostolico Angelo Accattino, avvenuta a Cagliano. Oggi lei è qui in nome del Santo Padre per presiedere la solenne Eucaristia in onore del nostro santo patrono Evasio, celebrazione che apre l'anno giubilare per il 550° di fondazione della nostra diocesi. Papa Francesco, inviandola come legato pontificio, manifesta la sua benevolenza e attenzione nei riguardi della nostra diocesi. A nome del successore di Pietro, ci confermerà nella fede, perché la navigazione futura di questa Chiesa proceda sicura in questo mare della storia, solcato da tanti pericoli e venti contrari. 38 vescovi e generazioni di sacerdoti, religiosi e comunità parrocchiali hanno alimentato la vita cristiana nella fedeltà a Cristo in questi 550 anni. Ora ci siamo noi e su di noi grava il giogo dolce e leggero dell'annuncio del Vangelo. Saluto e do il benvenuto anche a tutte le autorità civili e militari, a tutti i sindaci, con il signor sindaco della nostra città di Casale. Saluto gli eccellentissimi vescovi presenti, con il nostro metropolita Marco, arcivescovo di Vercelli, il vescovo Franco, presidente della Conferenza Episcopale di Piemonte Valle d'Aosta, il nostro vescovo emerito Alceste, il vescovo Luciano e il vescovo di Chiavari Giampio. Saluto il capitolo della cattedrale, tutti i sacerdoti, i diaconi, le religiose, i seminaristi e l'arciconfraternita di Sant'Evasio, che quest'anno ricorda i 500 anni della sua fondazione. Saluto anche la delegazione dei Cavalieri del Santo Sepolcro, i Cavalieri di Malta e le varie associazioni presenti. E un grande abbraccio a tutti voi, cari fratelli e sorelle, delle parrocchie cittadine e dei nostri paesi qui convenute. Sant'Evasio protegga la nostra diocesi e sia per tutti modello di fedeltà a Cristo Signore. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale, che attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Potente, che nei tuoi santi manifesti la vittoria della fede sul mondo, concedi che il santo vescovo Evasio, pastore, maestro e testimone della fede con la vita, ci ottenga sapienza, fortezza e costanza,
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, la ricorrenza della festa liturgica del patrono Sant'Evasio e l'inizio del giubileo per i 550 anni di erezione della diocesi di Casale Monferrato sono una felice occasione per essere qui con voi oggi in questa chiesa cattedrale ed essere qui come ricordava il Vescovo all'inizio della celebrazione in qualità di legato, cioè di inviato speciale del Santo Padre Francesco. E quindi è una grande gioia vivere questo momento e condividere con voi la celebrazione dell'Eucarestia, sostenuti dalla grazia dello Spirito Santo. Saluto con affetto il vostro Vescovo, Monsignor Gianni Sacchi, e lo ringrazio per il gentile invito a presiedere questa celebrazione. Con lui saluto l'Arcivescovo di Vercelli, metropolita di questa provincia ecclesiastica, e tutti i Vescovi che sono qui presenti. Saluto le autorità civili e militari, il Venerando Capitolo della Cattedrale, l'Arciconfraternita di Sant'Evasio, i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, le persone consacrate e l'intera comunità diocesana. Le feste patronali risvegliano sempre la propria appartenenza storico-ecclesiale e anche la propria identità comunitaria civile. Esse celebrano infatti anche l'identità di una comunità e svolgono il ruolo di custodi delle tradizioni, degli usi, dei costumi di una città e di un paese. E la celebrazione dell'Eucaristia nella Chiesa Madre della Diocesi, la Cattedrale, contribuisce a confermare questa identità. La conferma con il messaggio della Parola di Dio e con l'esempio della vita dei santi. Affidare la propria comunità a un santo vuol dire chiederne la costante protezione e seguirne l'esempio nella propria vita di ogni giorno, nel proprio lavoro, nella propria professione, nei rapporti che intessono le nostre giornate. Il significativo traguardo del 550° anniversario della diocesi eretta da Papa Sisto IV il 18 aprile 1474, ci ricorda inoltre che tanti altri uomini e donne prima di noi hanno imitato Sant'Evasio. Essi ora dal cielo si uniscono misticamente a questa nostra assemblea,
al sacrificio eucaristico che celebriamo e formiamo insieme un'unica Chiesa, la Chiesa della Terra, ancora pellegrinante, e la Chiesa del Cielo, che già gode della visione del Signore, verso la quale siamo tutti incamminati. La santità, ha ricordato Papa Francesco durante l'Angelus del 1° novembre scorso, è un dono offerto a tutti per una vita felice. Ecco, sottolineo questo, è un dono offerto a tutti per una vita felice. Ma ogni dono va accolto e porta con sé la responsabilità di una risposta. Richiede un grazie. E come si dice questo grazie? È un invito a impegnarsi perché non vada sprecato. Tutti i battezzati hanno ricevuto la stessa chiamata a mantenere e perfezionare con la loro vita la santità che hanno ricevuto nel battesimo. Questo è il nostro modo di dire grazie e di essere riconoscenti al dono che il Signore ci ha fatto, mantenere e perfezionare con la nostra vita la santità che abbiamo ricevuto. E oggi noi facciamo memoria del martire Sant'Evasio, ossia di un testimone del coraggio della fede cristiana. La meditazione sulla testimonianza dei martiri, però, non è un'esercitazione di storiografia, ma un richiamo alla verifica della nostra fede in Gesù Cristo. Ed è anche un richiamo al dovere della memoria e della gratitudine. Noi dobbiamo infatti la nostra fede e le nostre tradizioni al sacrificio di tanti martiri che hanno versato il loro sangue nelle nostre terre. E in modo particolare abbiamo il dovere della memoria e della gratitudine verso il primo dei martiri, Gesù Cristo, morto in croce per la nostra salvezza. E la stessa gratitudine è anche per i tanti martiri dei nostri giorni. Non possiamo dimenticare infatti i cristiani perseguitati in diverse parti del mondo, né coloro che condividono la sofferenza dei malati, che offrono il martirio della loro immobilità al Dio della vita e della speranza. Il nostro pensiero va inoltre alle consacrate, ai sacerdoti, ai laici, che sacrificano la loro vita per assistere coloro che sono senza tetto, senza dignità, senza lavoro, senza futuro. Il martirio cruento o incruento, perché ci può essere anche un martirio non del sangue, ma della vita, è diffuso più di quanto la cronaca dei quotidiani non lo faccia sapere. Anzi, esso è il caso serio della nostra fede. Allora il ricordo del martire Evasio, patrono di questa diocesi, non è un rito celebrativo, non è una formalità liturgica, ma una possibilità concreta di richiamare il cuore, il centro della nostra fede. Il messaggio delle letture che abbiamo ascoltato, con l'invito dell'Apostolo Pietro a soffrire operando il bene piuttosto che facendo il male, e quello di Gesù sulla persecuzione dei discepoli, interpella noi cristiani a riflettere sulla scelta tra la fedeltà a Dio e alla sua parola e l'ascolto ammaliante delle sirene dell'immaginario collettivo. L'Apostolo Pietro, rivolgendosi ai cristiani da poco battezzati nella capitale dell'Impero Romano, li invita ad essere coraggiosi testimoni della loro scelta. Scegliere di diventare cristiani in quella situazione sociale equivaleva a mettersi ai margini della società, a uscire fuori dal mondo comune e diventare oggetto di disprezzo. È meglio soffrire facendo il bene che facendo il male. È meglio essere vittima piuttosto che essere oppressore e fare vittime intorno a noi.
Questa è la mentalità di Cristo, che si è lasciato mettere in croce senza reagire con violenza, senza insultare quelli che lo insultavano, senza minacciare vendetta a quelli che lo condannavano ingiustamente. È morto, giusto per gli ingiusti, per ricondurci a Dio, per darci la forza di vivere bene e di sopportare anche qualche ingiustizia, sopportare anche il male. Perché, come diceva Agostino, la perfezione della vita cristiana non consiste soltanto nel fare il bene, certo questo è fondamentale, ma consiste anche nel sopportare i mali della vita e di offrirli al Signore. Di offrirli al Signore come partecipazione nostra al suo sacrificio redentore. Se amiamo davvero il Signore, lo dimostriamo concretamente in questo stile di vita. E la causa della persecuzione, ricorda il Vangelo, è il nome di Gesù. Tutto questo vi faranno a causa del mio nome. Il mondo non riconosce Gesù, perché non conosce il Padre che lo ha mandato, origine di tutta la missione. Se manca questa conoscenza di Dio, questo incontro personale, il discorso generico cristiano, anche se bello, non piace e anzi disturba. I persecutori sono stati sempre mossi da questa ignoranza di Dio. Ignorano la bellezza della rivelazione, la ritengono pericolosa, per cui la combattono. Anche in questo nostro tempo, cari fratelli e sorelle, la complessità della vita richiede sempre una capacità maggiore di discernimento, discernimento di mente, discernimento di cuore. E ai discepoli di Cristo, a noi discepoli di Cristo, non deve mancare il coraggio di dire di sì al bene e no al male, sì all'onestà e no all'inganno. Molte sono le sfide che ci chiamano a fare scelte ardite e a dare prova di fedeltà e di coerenza. Una sfida molto importante è la ricerca di significati delle cose, quali l'amore, la sofferenza, la vita, la morte, la libertà, la giustizia. L'esperienza ci insegna che il conseguimento del solo benessere materiale non appaga. Bisogna dare un senso spirituale, morale, nonché un valore aggiunto di etica ad ogni azione che compiamo. Bisogna colmare il vuoto di esemplarità cristiana ed umana nel mondo della politica, dell'economia, della cultura. Infondere fiducia e creare futuro a coloro che hanno paura del rischio. Una sfida strettamente legata alla testimonianza dei martiri è la professione della fede nella risurrezione della carne e nella vita eterna. La loro testimonianza di coraggio ci invita a rinnovare la fede che determina il senso della vita terrena e richiede scelte coerenti e coraggiose, perché San Paolo ci ammonisce che se abbiamo avuto speranze in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. La fede nella resurrezione ci ricorda che noi non abbiamo una dimora fissa su questa terra, ma che siamo pellegrini verso una città futura, una città eterna, che è la nostra patria nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Cari fratelli e sorelle, ritorniamo al cuore della nostra fede, che questa celebrazione anniversaria importante costituisca davvero un rinnovamento profondo della fede e della pratica della vita cristiana in questa vostra diocesi. Auguro a questa amata Chiesa casalese di vivere l'anno giubilare come un evento festoso, un evento comunitario. Ci aiuti la Vergine Maria ad essere fedeli alla nostra vocazione cristiana e ci aiuti soprattutto
a trasmettere la fede alle nuove generazioni, perché questa fede sia davvero la fiaccola che illumina il cammino della vita di tutti noi, e così sia. Prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nostro Signore. Amen. Ci sediamo. Al termine della celebrazione solenne di questa Eucaristia voglio ringraziare davvero tutti coloro che hanno contribuito, chi ha organizzato la celebrazione, il canto, la musica, i musicisti. Ecco, non è facile organizzare
delle celebrazioni così un po' complesse. Poi oggi avevamo anche il legato pontificio, quindi tutto il protocollo da seguire è stato molto bello. Io desidero ancora ringraziarla, Eminenza, e anche lasciarle un ricordo di questa celebrazione. L'ha incensato due volte il bellissimo crocifisso che campeggia qui sopra il nostro presbiterio, è il gioiello di questa cattedrale. Allora le ho fatto preparare una croce pettorale che riproduce questo nostro crocifisso, così se qualche volta la indossa ci porterà nel cuore. Grazie. Sua Eminenza Riverendissima, il Cardinale Pietro Parolin, legato pontificio, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per Sua Eminenza il legato pontificio Cardinale Pietro, per il nostro Vescovo Gianni, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Alzatevi. Inchiniamoci per ricevere la benedizione sua. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Evasio, patrono della nostra comunità diocesana, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Evasio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Sant'Evasio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Preghiamo, grazie dell'aiuto. Forse una parola ancora, se non siete troppo stanchi. No, soltanto per dire grazie, perché il Vescovo Gianni mi ha regalato questa bellissima croce, ecco, gli sono estremamente grato. La porterò qui fuori, ma nel cuore porterò il ricordo di questa bellissima celebrazione, così solenne, veramente solenne, ma anche così devota e partecipata. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra fede, grazie per la comunione nella Chiesa. Ecco, e cerchiamo di andare avanti altri 550 anni. Beh, noi non ci saremo allora. Che il Signore ci darà, il tempo che il Signore ci darà, ecco, cerchiamo di farlo fruttare e di vivere davvero da veri cristiani. Porterò anche al Santo Padre il vostro saluto, il vostro amore, la vostra devozione. Grazie ancora e buona serata.
Grazie. Presidente del Consiglio Comunale. Grazie.